a che punto siamo? Siamo al punto che abbiamo nella sostanza una legge fondamentale che ci descrive il moto dell'acqua nei mezzi porosi. Questa legge fondamentale è chiamata legge di Darcy-Buckingham ed è una legge lineare nel gradiente delle forze termodinamiche che abbiamo distinto e che ha davanti questo fattore che si chiama conducibilità idraulica. Conducibilità idraulica che nel caso dei mezzi porosi abbiamo visto saturi ha una sua funzione, è già complicata di suo, perché generalmente può essere un tensore se è in un mezzo orientato arbitrariamente, ma diventa ancora più complicata nel momento in cui siamo in un mezzo insaturo, perché in un mezzo insaturo dipende anche dal contenuto volumetrico di acqua, cioè se il mezzo è più o meno vuoto o più o meno pieno, a seconda se si è ottimisti o pessimisti, no? Vuoto o pieno. Siamo a questo punto, però cosa succede? Succede allora che noi adesso abbiamo un po' di variabili in giro. Uno è il contenuto volumetrico di acqua e l'altro, che cos'è l'altro? Sono queste varie pressioni, questi vari carichi che entrano nella formula di Darcy-Buckingham. In particolare nelle slide precedenti io avevo mostrato che abbiamo una certa variabile che abbiamo chiamato suzione, per cui il carico idraulico è H meno la suzione e più eventualmente in termini osmotici, però che adesso andiamo a che per il momento trascuriamo. Una delle prime cose che ci si è chiesti è se tra il contenuto d'acqua e il contenuto energetico dei suoli, espresso in termini di dei suoli insaturi, espresso in termini di suzione, vi fosse una relazione. Questo tipo di relazione si chiama curve di ritenzione idrica. Il fatto che ci sia un plurale naturalmente vi deve anche far pensare che questa curva non è data in modo univoco, ma ci saranno dei parametri che distinguono varie famiglie di curve che poi dovremo capire da che cosa dipendono. Le curve di ritenzione idrica si chiamano Soil Water Retention Curves e voi le avete già viste? La geotecnica? No, non le state facendo geotecnica in questo momento con la Lucia Simeoni, sì. Vedete, a geotecnica, vedete l'altra faccia della medaglia di quello che io vi sto facendo, cioè vedete le stesse espressioni, però commisurate poi ad alcune proprietà geometriche, cioè la proprietà dei materiali che contengono l'acqua. Le due cose ovviamente sono unite fra di loro. Vi ho detto in particolare che appunto la parte di carico piezometrico che dipende dal contenuto d'acqua del suolo è una funzione del contenuto d'acqua medesimo. Ma cerchiamo di capire un po' meglio quello che succede. Questo per esempio potrebbe essere una rappresentazione di un suolo, di un elemento granulare con all'interno che cosa? Una fase liquida e una fase gassosa. C'è la matrice solida, c'è dell'aria umida, cioè il gas, e c'è la fase liquida che, come vedete, è in forma capillare. E se è in forma capillare si vede perché la superficie che separa la fase liquida dalla fase gassosa è curva, in particolare sono concave se la vediamo dal punto di vista dell'acqua. E il fatto che siano concave è legato ai fenomeni appunto di capillarità che vedete qui. Se voi inserite un tubo sottile in una vasca d'acqua, il livello della vasca d'acqua è
certo livello che qui è chiamato 0, livello 0, la pressione sul livello 0 esercitata dall'atmosfera è PA ed è uguale a 0 e all'interfaccia la pressione relativa dell'acqua è uguale a 0. Se poi andiamo in profondità qui, come cresce la pressione da qui in giù? Idrostaticamente rho gh. Se dividiamo tutto per rho gh, il carico piezometrico cresce come la differenza di altezza dalla quota. Quindi qui sotto avremo una quota che ne so z, quindi il nostro carico piezometrico qui sarà z, supponiamo. Se mettiamo un tubo molto sottile, che cosa succede? L'acqua risale e si dispone all'equilibrio in questo modo che voi vedete. Qui si forma un menisco concavo e c'è una differenza H, c'è una differenza H fra la superficie del menisco e la superficie dell'acqua. Domanda: quant'è la pressione qui appena sotto il menisco? Sappiamo che qui è 0, qui è z, l'altezza che passa da 0 a qua, e qui quindi quanto sarà? Beh, siamo in condizioni idrostatiche, quindi la variazione di pressione da qui a qui andrà, sarà sempre idrostatica, cioè va come dal punto di vista del carico idraulico esattamente come la quota. Quindi qui sarà H, se qui è 0, qui sarà H di meno di 0, sarà meno H la pressione qui. Qui è 0 e qui sarà z, o se fosse h anche questo sarebbe h. Dallo studio del comportamento dei capillari noi sappiamo, abbiamo anche questa legge che si chiama legge di Young-Laplace. Da che cosa, come dice che la pressione appunto appena sotto il menisco è correlata alla deflessione del menisco, in particolare quell'angolo teta è l'angolo di contatto fra l'acqua e la superficie. Possiamo tracciare una linea così e teta è quest'angolo qua. Coseno di teta. Gamma è un fattore di proporzionalità che dipende per esempio dalla temperatura e dalla natura del liquido. R è il raggio del capillare. Quindi noi siamo in grado di spiegare, di dire che qui la pressione che nello stesso tempo abbiamo detto è meno H, questa è uguale a meno 2 gamma coseno di teta diviso R. Allora, all'interno dei suoli, laddove c'è dell'acqua capillare, questa ha un carico piezometrico negativo. Se poi lo esprimo in termini di suzione diventa positivo. Questo può creare confusione e siamo in questa situazione qua, si chiama acqua interstiziale. L'acqua all'interno di quel sistema si trova in tensione in qualche modo. Pressione negativa vuol dire è come se noi l'acqua la tirassimo. E i grani sono tenuti insieme
dal fatto che ci sono una tensione, sono insieme, tenuti insieme tra di loro proprio per effetto di queste pressioni negative. Ed è per questo che questi aspetti sono rilevanti anche in geotecnica, perché un materiale sostanzialmente non coesivo, però in presenza di acqua interstiziale, è mantenuto in una prima fase in presenta una coesione apparente. Il suolo è, dal nostro punto di vista, un ammasso di tubi capillari molto complessi, e da questo punto di vista noi potremmo fare anche un altro esperimento. Qui abbiamo fatto questo esperimento solo con acqua, potremmo fare un esperimento un po' più complesso nel mettere nella nostra bacinella dell'acqua, prima separata con un setto, dell'acqua liquida che vedete a destra, con un suolo inizialmente secco, assolutamente secco, tolto il setto che separa, dell'acqua si muoverebbe all'interno del terreno non saturo per effetto appunto di questa differenza di pressione che si viene a creare. Ed è per questo che si chiama suzione, perché nei primi esperimenti, ma in un esperimento che fate tante volte, che facciamo tante volte in maniera ovviamente non rigorosa anche noi, è quello di vedere quando mettiamo un mezzo poroso a contatto con l'acqua, il mezzo poroso si assorbe, sugge l'acqua medesima, e quindi per questo si chiama suzione. Per quel che riguarda i suoli, possiamo andare a capire ancora meglio, possiamo capire che cosa succede in realtà se noi, per esempio, prepariamo un esperimento in cui mettiamo a sinistra, per esempio, un limo e a destra una sabbia, o comunque delle cose intermedie. All'inizio magari prepariamo in modo che ci sia una distribuzione, questa è la condizione iniziale. E cosa vuol dire coarse? Coarse vuol dire più grossolano, e nel mezzo più grossolano ci sono tubi capillari più grandi, nel mezzo più fine ci sono tubi capillari più sottili. Gli angoli di contatto sono più grandi di qua, quindi la suzione tira da questa parte, cioè qui esercita una forza che è maggiore di quella che è esercitata da questa parte. Qui la gravità non è influente perché il sistema è orizzontale. Se noi ci muoviamo da questo, cioè ci spostiamo da questa soluzione, da questa situazione che è in disequilibrio, andiamo verso questa soluzione che è in equilibrio, cioè in un suolo con differenti dimensioni dei pori, l'acqua tende a stare nei pori più piccoli per effetto della capillarità, perché lì c'è la forza di capillarità che li attira. Se rovesciamo quel sistema lì in funzione della gravità, otteniamo un sistema di questo tipo. Allora, prima abbiamo preparato il nostro sistema così in orizzontale, adesso improvvisamente lo giriamo con la parte più grossolana verso il basso. Allora la forza di gravità che cosa farà? Tirerà verso il basso l'acqua, e quindi l'intero sistema si muoverà un po' verso il basso per porsi all'equilibrio. In particolare la condizione finale, come vedete, è che c'è l'acqua un po' nel capillare più sottile, un po' nel capillare più grande, per contrastare la forza di gravità. Tutto questo naturalmente non vediamo noi per un singolo poro, ma lo vediamo per tanti poli messi insieme,
perché comunque la trattazione che noi le facciamo è una trattazione statistica. La nostra legge di Darcy vale, è un punto materiale che ha dimensioni fisiche anche piuttosto considerevoli, di cui questa di 10 cm potrebbe essere considerata forse una scala spaziale inferiore. Quello che succede dentro è una cosa di questo tipo, cioè gli 80 tubi, gli 80 menischi capillari, ciascuno dei quali si viene a generare un certo tipo di suzione. L'acqua all'equilibrio è nei pori più piccoli. La visione che io vedo però, quando vado a calcolare alla scala di Darcy, dovrò dare una rappresentazione dell'energia che rappresenta mediamente tutto quello che succede lì, perché quella lì è la mia scala di Darcy. E io non vado a vedere la situazione microscopica, vado a vedere la situazione macroscopica, come se io avessi i miei occhiali smerigliati e non vedessi niente di quello che succede all'interno. Fatta tutta questa premessa, quello che l'energia quindi complessiva alla scala di Darcy è una media di quello che succede alla scala microscopica. Detto questo, arriviamo finalmente alle curve di ritenzione idrica. Le curve di ritenzione idrica, come ho premesso all'inizio, sono una relazione tra il contenuto di acqua globale all'interno del... Se volete vedere come rappresentata qui, è praticamente l'area delle zone grigie rispetto all'area delle zone bianche. No, rispetto all'area totale in questo caso. Il contenuto dimensionale di acqua è l'area delle zone grigie rispetto all'area totale del quadrato. L'energia di questo sistema è la somma delle energie che compare qui dentro. E quando muovo l'acqua da qua, cosa faccio? Quando muovo l'acqua da qua, devo capire come l'acqua si muove. L'acqua si muoverà prima dai pori più grandi, tendenzialmente almeno, perché dopo il disequilibrio tutto può succedere, prima dai pori più grandi e poi dai pori più piccoli, perché dai pori più piccoli è più difficile estrarre. E si muoverà andando verso dove? Verso i pori più piccoli. Il risultato sono queste curve di ritenzione idrica, dove in verticale io ho il contenuto d'acqua. Qui non è, è adimensionale, però in rapporto percentuale, cioè da 1 a 100. E invece in ascissa ho quella che si chiama matrix suction, o la suzione che vi ho definito io, è una quantità positiva che è il negativo della pressione. Questo dato in millimetri di mercurio. Allora si vede che cosa si vede? Si vede che intanto ci sono anche delle freccette. No, non ci sono delle freccette. Supponete che io stia imbibendo il mio sistema. Allora vado a misurare in ogni punto la mia pressione con gli strumenti opportuni e vado a misurare il mio contenuto d'acqua, che magari so perché l'acqua gliel'ho messa dentro io. Poi man mano diminuisco il contenuto d'acqua. No, scusate, bisogna muoversi da qua. Qui ho poco contenuto d'acqua, muovo, aumento il contenuto d'acqua. E mi muovo su questa curva. Sembra una bella curva, perciò se dopo io vado a ripetere l'esperimento, mi muovo in questa direzione e poi mi muovo su un'altra curva. Le due curve peraltro sono abbastanza vicine fra di loro. Una è la curva, si dice, in drenaggio,
quella superiore e quella inferiore alla curva in imbibimento, in infiltrazione. Però, se dobbiamo essere un po' ciechi, questa è abbastanza bene una curva. Si dice che si vede un fenomeno di isteresi, qui questo fenomeno di isteresi si può spiegare con il fatto che io sto cercando di descrivere con degli indicatori macroscopici alla scala Richter, sì, quello che succede invece microscopicamente è a scale più piccole e quindi non ottengo, non ripeto esattamente la stessa distribuzione delle energie rispetto al medesimo contenuto d'acqua del suolo. In prima approssimazione, sarà quello che noi adotteremo in questo corso, possiamo pensare però che quel fenomeno di isteresi che vi ho appena rilevato non sia così importante e possiamo rappresentare la relazione tra il contenuto d'acqua che qui è in ordinate e la suzione che qui nascisse, anche se i nomi sono inusuali. S sarebbe la saturazione relativa che varia tra 0 e 1, che ho definito la volta scorsa, e S piccolo sarebbe psi, la suzione, o psi con M, come la chiamo tante volte. Allora, all'inizio, per esempio, il mio suolo è saturo, il contenuto d'acqua è uguale a 1. Poi comincio ad evaporare o a togliere acqua con una pompa dal suolo. Ho un suolo che è quasi saturo, ma qui si manifesta che cosa? La presenza di vuoti, quindi di una fase gassosa. A questo stadio la fase liquida è continua, la fase gassosa è discontinua. Scendo ancora, qui ho una fase in cui nella sostanza ho entrambe le fasi gassosa e liquida continue. Cioè, o almeno non sono magari del tutto continue, ma ci sono la fase liquida non è formata da tanti elementi separati, ma più o meno c'è una continuità della fase liquida. Infine c'è una fase di saturazione residua in cui c'è pochissima acqua dentro, questa acqua è assorbita sui grani, la fase gassosa è continua, la fase liquida è assolutamente discontinua. Siccome la curva ha questa forma di S, dice dove vedete la S? Beh, se la rovesciate, in un certo senso fate una S di questo modo qua. La S sarebbe così. Però, o meglio, se la vedete rovesciata in questa direzione, vi ricorda le altre curve che noi abbiamo già visto. Sono delle curve di probabilità e c'è una ragione anche per questo. E possiamo semplificarla con tre spezzate, una che una linea orizzontale che corrisponde allo stato praticamente di saturazione, una linea orizzontale che corrisponde allo stato di saturazione residua, qui è messa, non è messa orizzontale ma è alla fine orizzontale perché quello è un asintoto che va a zero, e una linea inclinata che rappresenta l'andamento è una retta in questo piano che però non è un piano lineare perché vedete che c'è il logaritmo della suzione sulla scissa e questa parte rappresenta più o meno tra SR e SV l'andamento lineare delle curve di suzione. Se non è una curva c'è isteresi idraulica, come vedete quella lì è la curva di più bassa, la curva di infiltrazione, l'altra è la curva di drenaggio. Supponiamo però appunto che ci sia tutto rappresentato da una curva di suzione. Allora, se noi ci chiediamo che cosa avviene nel tempo, io voglio studiare
la mia variazione di contenuto d'acqua nel tempo. Variazione di contenuto d'acqua nel tempo, per vostra stessa ammissione, è la derivata del contenuto d'acqua nel tempo, detta su dt. Se io assumo che ci sia una relazione tra teta e psi, la curva di ritenzione idrica, teta è una funzione di psi. Allora la variazione del contenuto d'acqua del tempo è data da dθ su dψ per dψ su dθ, e posso definire questa quantità dθ su dψ come C di ψ e la chiamo capacità idraulica dei suoli. E questa capacità idraulica dei suoli è relativamente importante. Rappresentate in un altro modo, queste sono le curve di ritenzione idrica. Allora, quello che normalmente viene rappresentato sulle ascisse, qui è rappresentato sulle ordinate, e questo è il logaritmo della suzione. Qui sulle ascisse invece abbiamo non il logaritmo della suzione, ma il contenuto idrico, in questo caso adimensionale, che finisce a 0,5, quindi non è la saturazione relativa, ma è proprio il teta che è rappresentato qua. E la porosità del nostro suolo è pensata essere uguale a 0,5. Prendo la derivata di questa curva qua. La derivata di questa curva ha un andamento di questo tipo, cioè un andamento di forma campana. Che cosa vi ricorda un andamento di forma campana come questo? Cosa ha detto? Non dica più. Una gaussiana. Ricorda una gaussiana. Non è esattamente una gaussiana perché è definita solo per numeri positivi, però è una curva molto simmetrica. Generalizzando un po' il concetto espresso dal vostro collega, questa mi ricorda una curva di distribuzione di qualcosa. Vi posso dimostrare che effettivamente è una curva di distribuzione. Le curve di ritenzione idrica altro non sono che una rappresentazione della struttura dei pori del nostro sistema. Soprattutto se facciamo l'ipotesi che prima siano che quando dreniamo, prima togliamo l'acqua dei pori più grandi e poi dei pori più piccoli. Vi ho dato una ragione all'inizio. E quando invece imbibiamo prima i pori piccoli e poi i pori grandi. Quando imbibiamo, quando infiltriamo l'acqua, ovviamente questo non succede perché l'acqua la buttiamo all'inizio nei pori piccoli e nei pori grandi. Questo fa sì che quando noi imbibiamo il nostro sistema ci deve essere una fase transiente in cui l'acqua si ridistribuisce dai poli grandi ai poli piccoli. Questa fase transiente a sua volta dipende da che cosa, quanto lunga dura, dipende dalla viscosità del liquido che butto dentro. Se butto del miele ci mette un bel po' a distribuirsi, se butto dell'acqua ci mette un po' di meno. Comunque la rappresentazione del movimento è questa. Se noi facciamo questo assunto, insomma, che prima l'acqua riempie i pori piccoli e poi i pori grandi, e viceversa quando la tolgo, prima vuoto i pori grandi e poi i pori piccoli, allora posso dire che per esempio il mio contenuto d'acqua, teta, è una funzione del raggio dei pori. E questa funzione che cosa contiene? Contiene la porosità teta con S. E ovviamente l'integrale fra 0 ed R della F di R, che è la distribuzione dei pori. Assumiamo che l'Arcangelo Gabriele mi abbia detto come sono distribuiti le dimensioni dei pori all'interno del mio suolo. E questa distribuzione è F di R. Allora dico, se si riempiono prima i pori piccoli, e sto riempiendo il suolo, prima dovrò prendere tutti i pori da 0 fino a un certo valore R e integrare la curva di distribuzione dei pori da
gli ho messo R di nuovo e devo dovuto mettere un R primo, di F di R primo in R primo, tra 0 ed R. Che cosa succede? Per esempio questa è una distribuzione dei poli. Evidentemente questi poli hanno, se rappresentiamo questa come, se la pensiamo in funzione della tessitura, questa è la tessitura, rappresenta la dimensione del polo in tessitura prevalente. Qui abbiamo messo centimetri, vabbè, centimetri non va bene, ma avrebbe dovuto andare micrometri, per esempio, per essere realistico. Anche qua un altro, centimetri alla meno 3, ok. Quindi è millimetri, è ancora un po' grande. No, centimetri alla meno 3, quindi è metri alla meno 5, ok, ci siamo, sì, è giusto. E 2, questo è un limo. Ok. Allora, quando io riempio, ho riempito fino a R grande, che vedete segnato lì. L'acqua sta tutta nei poli piccoli, non è questo che avviene esattamente in realtà, ma è una buona approssimazione. I poli più grandi di R grande sono invece liberi. Adesso sappiamo che c'è una legge che si chiama legge di Young-Laplace, che è quella che abbiamo già visto tante volte, e che cosa mi dice? Mi dice che il potenziale di suzione, sì, è correlato al raggio dei poli attraverso una relazione inversa pari a meno 2 gamma diviso R diviso gamma W. C'era anche il peso specifico che avevo trascurato nelle altre situazioni. Se la inverto ottengo il raggio dei poli in funzione della suzione. Psi con m, il raggio è positivo, psi con m è negativo, gamma è positivo, il peso specifico è positivo e tutto mi torna. Questa è la legge di Young-Laplace, però è una specie di cambiamento di coordinate, vista se io adesso arrivo qua a matematica e dico, ma guarda che bella legge di cambiamento di coordinate, cambio, faccio un cambiamento di coordinate tra r e psi. Per fare un cambiamento di coordinate all'interno dell'integrale devo fare f al posto dei valori di r, sostituisco la psi, poi devo mettere il dr su de psi e poi il de psi. E quindi il mio integrale, poi devo cambiare appropriatamente che cosa? Al posto della... qui ho cambiato il nome della variabile, che era psi, ma è una variabile all'interno dell'integrale, è muta. Questo x quadro è la derivata di r fatta rispetto a psi, si porta via il segno meno anche, porta fuori qua tutta... questo gamma e questo gamma w sono due gamma differenti, una è la tensione per l'energia per unità di superficie nel caso capillare, cambia l'estremo superiore, in particolare l'estremo inferiore che qui è 0 diventa meno infinito. Questa relazione, com'è che la possiamo? A questo punto non abbiamo più teta in funzione di R, ma abbiamo teta in funzione di psi. E se vi ricordate, teta in funzione di psi è proprio la curva di ritenzione idrica. Se facciamo la derivata di teta rispetto a psi, che cosa mi resta? Mi resta teta con s, che è la porosità, che è una costante, per la f di r di psi. Quindi per forza la f di r di psi ha quella forma a campana, perché riflette la distribuzione dei poli e per forza la curva di ritenzione indica quella forma ad S, perché è una funzione di probabilità, riflette la distribuzione di probabilità dei poli, cioè l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità dei poli.
qui alcune note di come si fanno le derivate degli integrali, perché chi si ricorda come si fa la derivata, adesso no, pensate di non conoscere il termine a destra. Vi ricordate come si fa la derivata degli integrali di questo tipo? Beh no, qua è scritto, nemmeno io mi ricordo da un giorno all'altro, sono cose che se si praticano tutti i minuti si ricordano, dopo si possono dedurre, ma non è così immediato. Dunque, messaggio. Esiste una relazione tra il contenuto d'acqua del suolo e la suzione. Nell'ipotesi puramente matematica, che prima si riempiano i pori piccoli e poi i pori grandi, o viceversa, prima si vuotino i pori grandi e si riempiano i pori piccoli, senza nessun transiente in questa situazione, la relazione fra il contenuto d'acqua del suolo e la suzione è univoca, e in questo caso questa relazione univoca si chiama curva di ritenzione idrica. La curva di ritenzione idrica, siccome riflette la struttura dei pori, la distribuzione dei pori, ha la forma di una distribuzione di probabilità moltiplicata per un certo termine che è la porosità. In realtà nella storia della nostra disciplina non si è arrivati prima a questa deduzione, anche se era, per così dire, nell'aria negli anni, perché l'interpretazione del moto in qualche modo si deve ad uno studioso che si chiama Wallen, articolo del 1976, uno dei più citato forse nella mia disciplina. Contemporaneamente però avvenivano gli esperimenti in cui si misurava la soluzione da un punto di vista macroscopico e il contenuto d'acqua sempre da un punto di vista macroscopico attraverso una serie di apparati sperimentali. Quindi si ottenevano quelle curve di ritenzione idrica che vi ho disegnato all'inizio e che erano puramente empiriche. Allora la gente, invece di andare a interpolare la teoria, il lavoro che è stato compiuto nel 1994 da Kosugi, vedete la formula lì, la terza formula, si è inventata delle forme parametriche della curva di ritenzione idrica, perché ha detto, ma se la curva di ritenzione idrica è fatta come una S, allora cioè, troviamo delle funzioni che approssimino più o meno una S, mettiamoci un po' di parametri e poi nei casi, man mano, facciamo delle misure e adattiamo i parametri a casi sperimentali. Stessa idea e stessa concezione che sta dietro alle altre adattamenti dei parametri di una curva che noi abbiamo visto nella teoria della probabilità, in particolare legata alle curve di Gumbel, ma è esattamente lo stesso concetto. Quindi, per esempio, ci sono le curve di ritenzione di Brooks and Corey che hanno quella forma che vedete in alto, in cui a sinistra c'è S con E, che è la saturazione relativa, vi ricordo, teta è il contenuto d'acqua, teta R il contenuto residuo, e la formula l'ho scritta sbagliata, benissimo, perché doveva essere il numeratore teta U meno teta R diviso teta S meno teta R. Numeratore teta U meno teta R sotto teta S meno teta R. Teta S è la saturazione. Noi usiamo solitamente la parametrizzazione di Bang-Nuchten, che dice che la saturazione residua, che è questa forma ad S, ed è la parentesi quadra 1 più aperta parentesi tonda alfa psi elevato alla n per, chiusa parentesi quadrata, alla meno n. Quindi questa è 1 su 1 più alfa psi tutti e due alla n, e tutto il denominatore alla n.
Quindi queste sono forme parametriche delle curve di ritenzione idrica che sono state dedotte non tanto da un'analisi euristica come quella che ho fatto io attraverso delle ipotesi sul funzionamento dinamico dei suoli, ma sono state prodotte in quanto per similarità e poi appunto i parametri sono stati assegnati in funzione su vari esperimenti. Se prendiamo per buone le curve di ritenzione idrica di Wagenknecht, la derivata di teta W doppio fatta rispetto a psi a questa espressione, come vedete, dipende dai parametri n, m, teta con r, alfa, f con s o teta con s, che vogliate chiamarlo. Curve di Wagenknecht, poi come sono fatte? Sono fatte così. Come vedete sono delle curve ad S. In questo caso la pressione non è, la scala è logaritmica, ma non è riportata la sostituzione, qui è proprio riportata la pressione, perché il segno è negativo, è ribaltata dall'altra parte rispetto ai grafici che vi ho messo prima. E queste curve variano, sono a variare di N. Queste per esempio sono il variare di M, quindi sono famiglie di curve che hanno un'enorme possibilità di interpolare dei dati sperimentali e sono quelle che oggi sono comunemente usate per descrivere questa relazione dei suoli che corrisponde appunto a un rapporto fra teta e la pressione. Questa per esempio è la curva di Wagenknecht interpolata su dei dati sperimentali. I dati sperimentali sono dei puntini, tante misure fatte su un certo tipo di suolo oppure su più campioni dello stesso suolo. E poi la curva di interpolazione, vi ricordo le altre curve di interpolazione che avete visto, ottenuta con un metodo, con un metodo dei della massima verosimiglianza o dei minimi quadrati. Di nuovo, le curve di ritenzione idrica sono fatte in questo modo, ma sono le stesse per tutte le tessiture? Da che cosa dipendono? Il ragionamento che noi abbiamo fatto è che le curve di ritenzione idrica dipendono dalla dimensione dei poli. La dimensione dei poli dipende dalla classe di tessitura, quindi le argille hanno dei poli di dimensioni diverse, le lime ancora diversi e le sabbie ancora diverse. All'inizio avevo distribuito la curva granulometrica dei suoli. Se quella curva granulometrica fosse anche rappresentativa della curva dei poli, potremmo prendere direttamente quelle curve, usare nella teoria di Confucci ed ottenere le nostre curve di ritenzione idrica. Quello che troveremmo sarebbe una cosa così, in cui ai vari colori qui corrisponde che cosa? Corrisponde a diverso tipo di suolo. Per esempio le argille sono in rosso. Poi ci sono le linee argillose. Vedete una cosa non banale, e cioè che le argille, che la suzione, che queste curve si possono incrociare. Quindi un assegnato contenuto d'acqua a seconda del tipo di suolo ho una certa suzione. Allora se io per esempio qui mi faccio la domanda, ma se per esempio per il contenuto di acqua di 0,2, no, vi dico, è più alta o più bassa la curva dell'argilla o della sabbia? Beh, voi mi dovete rispondere, dipende in che intervallo di suzione io sono. Quindi possiamo fare un po' di pausa qui e fermare.